Lui si definisce il poeta della porta accanto, è un artista, però in casa sua non cerca mai l'ispirazione, lui cerca, diciamo, non cerca mai l'ispirazione, ma perché comunque le viene la trama, diciamo, la trova, gli viene donata. Signore e signori, vi voglio subito presentare Domenico Giordano. E lui si ispira anche a dei drammi, ultimamente sta scrivendo anche molto sul femminicidio. Intanto benvenuto, è lui la prima volta che viene qui, l'ho conosciuto ad un evento. E stasera ci declama Una sera come all'altra. Ci vuoi dire qualcosa? Allora, in base a questo testo, sì, ci tengo molto perché io, cioè, non se ne può più di vedere il femminicidio, cioè, queste donne uccise. Bravo, 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 bravo. Quindi ci siete denunciare sempre. Allora, diciamo che mi è venuto quasi spontaneo scrivere un testo simile, quindi spero. Allora Domenico, io ti lascio al nostro pubblico. Grazie. Signore e signori, Una sera come all'altra. Grazie. Stiva assettato a tavola parlando con moglie, una sera come all'altra. Se discutevo come sempre, era un altro. E come sarei svolto, a essi a me. Mentre casa stava ragionando, alla televisione c'è picciata per tramenda. Giusto per compagnia, questo momento. Un'abitudine oramai è diventata. Ci stiamo scagnando due parole, mentre potere il giornale fa questo. Ma moglie mi fa cagna sto canale, per favore. Soltanto guai ce ne vengono a questo. Stiva per più delle comande, mentre la storia non voglio che sta contando. È stata accesa il marito sta vicenda. Perché pensi che non provava amore. Io se ci penso, mi si gelo cuore. Tenevo pure figli e stavo io. Che male ha fatto a me da sta fine atroce? Oggi lei ha ieri colore e poi rosario. Chi si ascolta che la povera Melania e Jessica con l'acido sfiggiato, Noemi, Sara, Fabiana e poi rosario. La lista è lunga di questi film sparati. Chissà quando le femmine stanno morendo ancora, mentre ti mostro stovendo sti parole. Chi sti destino che è toccato a loro, per colpa di un bastardo senza cuore. Quando le femmine ancora hanno morito, lo prego, fermate chi sto femminicidio. Grazie.